Ciao belli, sono appena tornata dalla spiaggia. Come vedete, i capelli sono veramente un disastro, non è rimasto un riccio che sia uno. Tra andare a ballare, tra andare al mare, direi che è l'ora di fare una bella maschera idratante e farle un bel lavaggio e anche un bel styling perché li voglio proprio definiti, belli, definiti, piccolini, perfetti. Quindi accompagnatemi in questo video. Dietro. Belli, belli. Questa maschera è molto molto semplice da preparare. Basta mettere a bollire dell'acqua e aggiungere qualche cucchiaio di avena e lasciarla bollire. Quando la fate un pochettino bollire, ma per 5 minuti più o meno, l'acqua diventa abbastanza densa e quindi già pronta. Aggiungiamo un pochettino di olio extravergine, un cucchiaio, due o tre, quello che dipende dai vostri capelli quanto ne hanno bisogno di idratazione, e frulliamo il tutto e la nostra maschera è pronta. Ho lavato i capelli, ho preferito proprio lavarli e applicare la maschera prima di tutto sui capelli bagnati e puliti perché così li assorbe meglio. L'ho applicata abbastanza calda, non caldissima da bruciare, però abbastanza calda così la cioè i capelli l'assorbono meglio. Guardate, questa maschera è una delle migliori maschere che ho mai fatto per i capelli, ma questa maschera non va bene solo per i capelli, ma anche sulla pelle perché è super idratante per le mani, per il corpo. Io dopo che ho lavato, dopo quando ho lavato i capelli, ho applicato questa maschera sotto la doccia, l'ho lasciata 2 minuti e poi mi sono risciacquata la pelle perché è super mega idratante, ve la consiglio vivamente. Infatti io lo applico anche sul viso pulito. È veramente, se la provate non potete farne a meno perché è semplicissima da preparare e soprattutto dà un risultato meraviglioso. Ho lavato i capelli, ci ho messo l'aceto di mela, non ho usato né shampoo né balsamo né niente, l'ho sciacquati. Guardate, la maschera migliore in assoluto che ho mai applicato sui capelli. L'avena veramente lascia i capelli spettacolari, sono contentissima. Contenta, ma anche per la pelle, per il corpo. Infatti, prima di uscire dalla doccia, ho messo un po' di avena, l'ho lasciata a riposo sulla pelle un po', perché purtroppo io ho la pelle secca del corpo. E stamattina sono andata al mare e mi si secca tantissimo e quindi ho detto vabbè, la metto. L'altra la metto in frigo e sapendo che dovrei lavarmi i capelli questa settimana, oggi è martedì, il video sarà pubblicato domenica e sicuramente laverò i capelli il venerdì. Martedì, sì, credo il venerdì o il sabato dovrei lavarmi i capelli. E l'applicherò sotto la doccia, la lascio a riposo per 2-3 minuti e poi li faccio perché i miei capelli adesso stanno cambiando perché comunque fa caldo, c'è tanto vento qua e quindi comincio a prepararli già per l'estate, ma sono di una morbidezza, mamma mia, di una morbidezza, oh, favolosa, adoro. Ok, vado ad applicare il mio
dalla radice fino alla punta, che questa crema è abbastanza leggera. Mia vasellina che la metto davanti alla stufetta, così si scioglie. La vasellina solo nelle punta. Allora, facendoli solo guardate come sono belle. Sono bellissimi. Sono appena tornata dalla passeggiata, mi sono data un po' di colore e vado a separare i ricci per dare. Che bei ricci, non so se riuscite a vederli bene. Dietro non mi piace un pochettino qua, ma adesso devo andare a lavorare, però quando torno questa parte qua la risistemo un po', perché si vede che non le ho dato abbastanza idratazione. Se volete, domani faccio un short video come sistemo questa parte qua, che non mi piace com'è rimasta. Belli, 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 a parte questa parte. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, grazie per le persone che mi seguono, le persone che si iscrivono. Se avete qualche richiesta, informazione, ben venga. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e Facebook. E se volete farmi delle domande un po' particolari, un po' più dirette o un po' più private, vi consiglio di iscrivermi su Instagram. Quando posso rispondo sempre. Gente, alla prossima e buona domenica a tutti!